Il Milan chiude il 2022 in casa di un Sassuolo in netta ripresa per rimanere agganciati al treno playoff. Dallo stadio Enzo Ricci un caloroso saluto e buon divertimento da parte di Francesco Specchia. Mascarello, pallone dentro e arriva il graffio, l'unghiata di Kosovare Aslani, settimo gol in campionato, 43 secondi e arriva subito la firma di Kosovare Aslani. L'assist di Mascarello al bacio, il graffio di Kosovare Aslani che sceglie il tempo giusto, guarda l'orologio e si infila là e c'è il vantaggio del Milan. Di prima intenzione qui Martina Piemonte, la parata di Lonni che si distende e pizzica questo pallone. Filtiens, pallone pericolosissimo, Goldoni di testa, Giuliani con le mani, Bergamaschi, che bella la palla per Piemonte che tenta la conclusione, tocca la rete, non è gol, arriva il duplice fischio, finisce il primo tempo tra Sassuolo e Milan. Clelland, il destro a sfiorare l'incrocio sinistro, la conclusione e l'errore in disimpegno del Milan. Pallone radente per Monterubiano, anche lei tra le linee. Monterubiano, la conclusione, para Giuliani ancora una volta. Attenzione al 3 contro 2 dall'altra parte, Sciabica però fa tutto da sola. Sciabica, eccola dall'altra parte, Monterubiano, il controllo, la palla è sul fondo. Il Sassuolo ha giocato bene questo 3 contro 2 mancando il gol con Monterubiano. Arriva Dubkova, grande giocata, pulizia tecnica, traversone sulla traversa e quasi sfiora il raddoppio il Milan. Finisce qui il 95esimo che scocca in questo momento, triplice fischio, il Milan vince per la prima volta nella sua storia al Ricci di Sassuolo. A pesare il gol dopo 43 secondi di Kosovare Aslani. Un caro saluto da parte di Francesco Specchia.